che hanno partecipato, ringrazio anche Giuseppe Martignetti che è stato qua tutta la mattinata. Noi abbiamo con i carabinieri appena chiuso un accordo di lavoro per tutta una serie di attività che riguardano sia attività di ISPRA che attività dei carabinieri forestali, e quindi lo ringrazio davvero della sua presenza, così come ringrazio tutti quelli che hanno accettato di partecipare a questa tavola rotonda. Non sfugge a nessuno che questo è un argomento, come posso dire, abbastanza complicato, complesso, spinoso, quindi anche noi ci abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti tenendo a mantenere la validità scientifica del documento. Questo ci tenevamo anche perché questo è il tipo di lavoro che dobbiamo fare noi, cioè non è che, e dare la possibilità agli stakeholder, ognuno nella sua funzione e nella sua attività, così come alle istituzioni o ai decisori politici preposti, un documento per poter fare alcune considerazioni. Una parte di queste considerazioni sono state fatte anche durante il nostro confronto, altre considerazioni probabilmente devono essere fatte. Io ringrazio anche il dottor Blasi, su cui siamo impegnati anche su altri fronti. Insomma, diciamo che abbiamo deciso comunque di fare questa tavola rotonda perché ritenevamo che fosse anche utile proprio nella logica di come possiamo migliorare il prodotto anche nel futuro, perché noi, come veniva ricordato prima, poi dopo ci andrò in maniera più specifica, senza portar via troppo tempo, siamo, dico noi, ISPRA e il sistema delle agenzie, impegnati in uno sforzo che non è banale, che è quello di costituire un sistema, una rete, e quindi nel fare in modo che anche i prodotti che vengono licenziati, che già come questo vedono il contributo di tutte le agenzie, ma che sempre di più siano strutturati e che siano la base per fare in modo che l'approccio che tutto il sistema, che tutte le agenzie hanno nei confronti dell'attività che devono fare sia la più omogenea possibile, perché non sfugge che un rapporto anche come questo è evidente che denota una situazione diversa, perché dove la pianura padana non è solo soggetta a pressioni antropiche fortissime dell'agricoltura, c'è l'80%, il 75% della produzione del paese, ed è evidente che paga un dazio al tipo di benessere come l'abbiamo conosciuto allo sviluppo del dopoguerra. Quindi no, cioè non è un dato così eclatante che ci siano dei puntini più rossi lì, ma è anche vero che poi sono i luoghi dove, e questo lo posso dire a ragion veduta perché io ho fatto questo mestiere, io sono laureato in agrario, ho avuto la fortuna di applicare le prime metodologie di lotta guidata e biologica in questo paese, perché e quindi è stato anche, sono anche le zone dove si sono sperimentate per le prime volte delle metodologie innovative alternative. Vi ricordo il tema, per chi è nel settore agricolo, la lotta guidata. Si è passato da lotta calendario a lotta guidata, si sono fatte le prime prove di introduzione anche per il controllo biologico, l'utilizzo di trappole sessuali per evitare i trattamenti a calendario. Quindi voglio dire, i primi modelli, io mi ricordo, non esistevano ancora i computer, i primi modelli matematici, no? Per la temperatura, per studiare il momento in cui fare il trattamento rispetto al calendario. Io le ho vissute direttamente, quindi voglio dire, ancora c'era il Commodore quando si provava a fare dei modelli, Commodore 64, quindi per cercare di capire come si poteva ridurre questi quantitativi di prodotti in agricoltura. In questi passaggi poi, voglio dire, sono stati fatti, mi permetto di dire, passaggi da gigante, per quanto le contraddizioni continuino a rimanere sul tappeto. Mi ricordo ad esempio quando nel calendario allora della lotta integrata si introdussero al posto di questi degli insetti, parlo soprattutto di insetticidi, si introdussero di questi insetticidi che agivano in maniera specifica sul sistema ormonale degli insetti, mi riferisco all'Insegar, uno dei prodotti noti, dove erano tutti contenti perché abbiamo trovato un prodotto alternativo all'utilizzo dei neurotossici. In realtà ci si è accorto che poi questo prodotto aveva tutta un'altra serie di effetti collaterali, fatto sta che è stato tolto immediatamente dopo un po' dal calendario. Questo per dire cosa? Che l'approccio è veramente un approccio complesso e complicato, cioè
che comporta dei ragionamenti che un po' sono stati fatti. Bisognerebbe vedere un po', fare un ragionamento complessivo sul nostro tipo di modello di sviluppo, perché è chiaro che un'economia globalizzata, da dove arrivano pere e mele prodotti da tutte le parti, no, con quelle contraddizioni tipiche, dove magari non riesci a monitorare una serie di prodotti e di metaboliti che trovi su roba che ti arriva non so da dove, che ha dei costi minori, che arriva fuori stagione, insomma è complicata la discussione, quindi io non mi ci avventuro, ripeto, mi piacerebbe farlo molto anche per il mio background culturale, ma vorrei invece in 5 minuti riportare un po' la discussione specifica del rapporto, perché noi ci tenevamo a presentarlo, l'abbiamo presentato, ripeto, con quell'obiettivo di migliorarlo sempre di più e soprattutto fare in modo che anche questo diventi un vero e proprio prodotto di sistema a tutti gli effetti, tenendo in considerazione anche eventualmente il rapporto con gli stakeholder. Qui sono state, allora, innanzitutto ringrazio anche i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e parteciperemo ovviamente molto volentieri nella logica dell'integrazione che dicevamo prima. Noi siamo, abbiamo un patrimonio di conoscenza, di dati che credo debba essere messo a valore sempre di più. E quindi in questi tavoli credo sia opportuno, al di là che poi chi deve decidere decide, ma che ci sia una forte presenza del sistema. Sistema che, come dico, stiamo costruendo, la costruzione del sistema, Bortone prima parlava, nella legge 132 si parla di rete di laboratori, perché noi siamo assolutamente consapevoli che le sfide che avremo nel futuro saranno su prodotti che si misurano in ordini di grandezza che sono infinitamente più piccoli rispetto a quelli di cui stiamo parlando oggi. Cioè, quando noi parleremo di regolatori di crescita, e prima o poi ne parleremo, di interferenti endocrini, e prima o poi ne parleremo, abbiamo avuto una prima prova con prodotti che nulla hanno a che fare con l'agricoltura, molto marginalmente hanno a che fare con l'agricoltura, che sono i perfluoralchilici. Sostanza prodotta da ubiquitaria, anche se nel Veneto purtroppo a causa di un inquinatore molto ben preciso, perché lì c'è un nome e cognome di chi ha inquinato, abbiamo dovuto confrontarci e gli investimenti laboratoristici bisogna fare per andare a monitorare sta roba sono di ordine di grandezza che oggi è impensabile che ogni regione possa avere una specializzazione laboratoristica su una tipologia di inquinanti, per cui noi ci stiamo sforzando, così come il dato ambientale, cioè nella legge 132 non è a caso che ci sono 2 articoli, uno sulla necessità di costruire una rete laboratoristica nazionale, un'altra per avere un unico sistema informativo nazionale, cioè il tema informatico e il tema laboratoristico, che sono anche quelli che sono più, come posso dire, in evoluzione, non vi sfugge nessuno. Perché a tutti farebbe comodo avere il dato in tempo reale, non aspettare eventualmente X anni per avere il dato perché lo deve raccogliere da Excel, oppure quello sono situazioni a tendere. L'abbiamo messo, il legislatore l'ha messo in un confronto anche col sistema, però realizzarlo, vi garantisco, non è banale. Ci vogliono soldi e quando si fa una legge a costo zero e dove si dice che non deve essere, cioè è un problema, quindi ci sono da fare degli investimenti importanti, ci sono da specializzare i laboratori, c'è da rompere, non dico rompere, ma da convincere un sistema dove c'è una forte indipendenza regionale, che siamo in un unico paese, per cui è chiaro che se devo fare una rete laboratoristica nazionale e ogni laboratorio è finanziato dai fondi sanitari che derivano dalla regione, voi mi capite che io devo mettere d'accordo tutte le regioni in un progetto del genere, non è banale, cioè noi abbiamo questa autonomia regionale, non è un federalismo ma è una fortissima autonomia regionale, quindi stiamo costruendo in maniera certosina questo progetto, ma è un progetto veramente di una grandissima complessità che presenta la necessità di avere ulteriori finanziamenti e, voglio dire, anche dei percorsi più speditivi. Un altro tema che è stato sollevato da Blasi, che noi stiamo incontrando anche in un altro settore, e lo incontreremo sempre di più,
è l'omogeneità delle politiche europee, perché noi oggi stiamo parlando di economia circolare, adesso mi sposto un attimino, nel fatto che il rifiuto non debba essere più considerato tale, ma vada portato a recupero materia prima, seconda, costruire un'economia basata sul recupero e sul riciclo. Però anche qui bisogna che ci chiariamo, perché se in Germania un certo tipo di lavorazione viene considerato un sottoprodotto, una valenza economica, e in Italia è considerato un rifiuto, in Italia per le imprese italiane è un costo, per le imprese tedesche è un vantaggio. Ora, anche su tutte queste situazioni è necessaria una presenza forte del nostro Paese, che forse non lo è stato tale, almeno non in tutti i settori, per cercare, adesso non dico di difendere difendere anche le proprie prerogative, perché se no si rischia di essere cornuti e ammazziati, cioè alla fine tu sei quello che applica, che fa, che briga, e poi tutto quello che c'è attorno a te è un po' come il tema del biologico e il non. Se c'è, sono 10 ettari, in un ettaro si fa biologico, negli altri 9 si fa qualcos'altro, tutti gli elementi negativi vanno a finire nell'ettaro del biologico, e così è, e quindi è necessario veramente che ci sia una strategia, ed è necessario che noi difendiamo le nostre prerogative all'estero, quindi regole più omogenee anche a livello europeo. Benissimo, io le mie considerazioni le ho già fatte, io vi ringrazio di nuovo. Veramente noi abbiamo cercato in questo rapporto con l'ingegner Paris, ci siamo sentiti negli ultimi giorni, abbiamo cercato anche di mettere, come posso dire, in evidenza anche quelle situazioni in cui ci potrebbero essere delle interpretazioni diverse, come è giusto che sia, perché poi non è che la tecnica e la scienza siano, come posso dire, si possono aprire dei margini di discussione anche qua, perché nell'arrotondamento del decimale, no, ci siamo stati qualche settimana sopra, perché un arrotondamento di un tipo o di un altro ti fa andare nel rosso o nel giallo, faccio un esempio, e chi guarda poi può fare una considerazione di un tipo o di un altro. Quindi anche per noi è utile avere dei feedback di ritorno, soprattutto dagli stakeholder, per cercare sempre di più di migliorare il prodotto, e soprattutto, ripeto, fin da domani anche su questo prodotto lo metteremo come uno dei veri report di sistema, nel confronto non solo in una rete di referenti come oggi, ma anche in un vero confronto di gruppi di lavoro con tutte le agenzie, per cercare sempre di più di migliorarlo. Io, detto questo, vi ringrazio davvero tutti, ringrazio anche l'ingegner Paris, tutti i suoi collaboratori, e permettimi di dire il personale di ISPRA, perché ripeto, noi non ci sottraiamo a presentare, non è che dobbiamo presentare solo le cose diciamo che non fanno discutere, ci piace anche in qualche modo svolgere il nostro mestiere il più possibile, che posso dire, in maniera tecnicamente oggettiva. Poi probabilmente qualche sbaglio ci potrà essere, qualche interpretazione forse un pochino più tirata da una parte o dall'altra, però vi garantisco che cerchiamo di mettercela tutta per essere il più oggettivi e obiettivi possibile, soprattutto per consegnare dati. Non vi sfugge anche voi una cosa, noi comunque sia abbiamo dei riferimenti normativi, cioè non è che ci possiamo sbizzarrire, abbiamo dei riferimenti normativi e con quelli noi ci misuriamo, perché è nostro dovere farlo. Poi voglio dire, non ci sottraiamo nemmeno a suggestioni, perché siamo ente di ricerca, a differenza magari delle nostre consorelle agenzie, per fare anche ulteriori approfondimenti, ma siamo soprattutto un ente che con le autorizzazioni ha a che fare, con le leggi ovviamente ha a che fare, e su questo noi ci tariamo. Grazie di nuovo e buon pomeriggio.